Siamo tornati sulla polemica per i gadget posizionati sulle tombe dei propri cari, lo sdegno di diversi cittadini. Ascoltiamo il pensiero di Bernardino Comandini. Siamo ancora ad Ascoli perché vogliamo tornare sulla polemica di questi giorni per i gadget posizionati sulle tombe dei propri cari per quanto riguarda il civico cimitero a Borgo Solestà. A onor del vero il sindaco Castelli ha revocato questa ordinanza, ma resta comunque lo sdegno da parte di tantissimi cittadini. Molte le lamentele che sono state raccolte dal nostro Bernardino Comandini. Allora, ascoltiamo. Rispettatori di RTM, oggi ci troviamo, come le immagini vi stanno facendo vedere, al cimitero di Ascoli Piceno. Come tutti saprete, è uscita un'ordinanza fatta dall'assessore Lattanzi qualche giorno fa, è uscita anche sui post, su Facebook, su reti internet, dove si dichiarava che c'era da tempo 15 giorni per togliere tutti i lumini messi sulle tombe, per togliere tutti i vari gadget che sono stati posizionati nell'arco del tempo sulle varie tombe, quindi si diceva che non ci poteva stare più niente, che doveva essere tolto tutto. E sono arrivate in redazione, penso, 1.000 telefonate su questo caso. La gente è molto indignata e non ci spieghiamo il perché di questa ordinanza così estrema, perché dare un ultimatum 15 giorni per sgombrare tutto. Mi sembra un ultimatum un po' troppo forte, soprattutto perché parliamo di un cimitero, parliamo di un luogo di rispetto. Noi non entriamo dentro perché ci sembra giusto portare rispetto alle tombe, ai morti, ai tanti giovani che sono dentro. E noi pensiamo a una famiglia, a una madre che ha portato un gadget a proprio figlio, al proprio nipote, un peluche, un fiore, una cosa particolare che magari possa ricordare questa persona che non c'è più, no? Quindi penso che almeno al cimitero dovremmo lasciarli in pace, no? Penso che l'ultimo posto è questo, perché dove tutti finiremo, il nostro ultimo posto è questo. Quindi fare un'ordinanza così forte rispetto contro i cittadini, no? Che parliamo di cittadini, parliamo di toccare le cose intime e personali. Qui noi abbiamo la nostra storia, abbiamo i nostri defunti, ognuno di noi ha una storia. Io ho tanti amici carissimi che non ci sono più, cito un esempio, c'era un mio amico che è morto, giovanissimo, patito dalla Ferrari, io personalmente gli ho portato un motorino dalla Ferrari. Quindi se uno me lo toglie mi scoccerebbe, perché è un mio ricordo nei suoi confronti. Quindi voglio dire, all'assessore Lattanzi, poteva anche modificare la cosa, la poteva fare anche un po' più delicata. Ora voglio aggiungere un piccolo dettaglio. Io ho letto, ho letto su internet le varie vicissitudini di questa cosa, le varie regole che sono state scritte, e leggevo decoro. La telecamera gira, sta piovendo, ma noi ci muoviamo, e mi metto a favore di telecamera. Noi parliamo decoro, un peluche, un fiore, parliamo un decoro di un lumino. La roulotte lì abbandonata dove ci dorme un senza tetto, quello è decoro. Allora come? Lì il fiore non è decoro, il lumino non è decoro. Quello è decoro? Secondo me cozza un po' la cosa. Piacerebbe veramente con questo. Siccome lo conosco, assessore Lattanzi, piacerebbe magari se viene in trasmissione, se facciamo una trasmissione insieme, magari spieghiamo ai cittadini, forse potevamo fare questo, invece di fare un'ordinanza così drastica e farsi parlare dietro, perché la gente parla dietro, no? Di questa cosa, poteva venire in studio e ne parlavamo in studio, spiegava in televisione, davanti alle telecamere, il perché di questa operazione, si poteva fare in modo molto meno invasivo, no? E magari la gente avrebbe capito, avrebbe ridotto, magari perché parliamo di riduzione, perché magari c'è qualcuno che ha fatto qualcosa in più, che magari come si dice in Ascoli se n'è passato, ok? Quindi ne parlavamo in televisione e poi questo problema non veniva fuori. Avremmo fatto una cosa
giusta, delicata nei confronti di tanta gente che qui sta soffrendo in questo momento per i proprietari che non ci sono più, e avremmo fatto un bel lavoro. Comunque, certi che l'assessore Lattanzi raccoglierà il nostro messaggio dal cimitero di Ascoli Piceno, da Comandini Bernardino e da Gino Renato Fratini è tutto. Un saluto in studio a Fabio. Ripetiamo, il numero di impressione è a vostra disposizione per questo caso e per altri casi. Noi siamo lieti di ascoltare le vostre lamentele, i vostri consigli, i vostri messaggi, e poi ci muoveremo di conseguenza con le nostre telecamere e porteremo il messaggio in televisione. Di nuovo un saluto a tutti.